ragazzi e ragazze, bentornati sul mio canale. Io sono Claudia, questo è Creativamente e oggi siamo qui per realizzare insieme questa splendida borsa in lana sfumata, un progetto che accompagna uno scialle realizzato appunto con la stessa lana. Oggi vedremo come fare questa borsa con una base di rete e poi appunto questa lana che adesso va molto di moda, la lana bijou, che vi presenterò tra poco. Mi raccomando, se non avete provato appunto questa novità dell'anno, provatela assolutamente, non ve ne pentirete, perché come vedete non l'ho fatto minimamente apposta, ma sfuma formando delle righe ed è veramente fenomenale, proprio la lana come sfuma. Io non ho né modificato né tagliato né giuntato la lana, è venuta così e combacia giro per giro formando queste righe meravigliose, quindi appunto è assolutamente da provare. Vi ricordo che la trovate sul sito www.merceriamari.it e quindi che altro dire, vi lascio il tutorial. Buon lavoroncinettoso ragazze! Quello che ci occorre per questo nuovo progetto è un fondo coordinato con i manici. Io utilizzo questo qua, che hanno i manici ad anelli, il fondo con il pelle nero, con i gancetti con cui poi è possibile andare ad attaccare i manici. Poi ci serve un uncinetto con cui andremo a lavorare la nostra rete. Io utilizzo per questa borsa un prodotto nuovo, una lana sfumata, come potete vedere, che è bellissima, guardate com'è sfumata, e realizzerò poi anche degli scialli con questa lana qui. Comunque adesso partiamo realizzando questa borsa, è una lana nuova, lana bijou sfumata, che trovate in vendita come tutto il resto del materiale sul sito www.merceriamari.it. Questa è una novità di quest'anno, perché le lane sfumate stanno andando moltissimo, quindi mi raccomando non perdetevela. E poi una rete con cui andremo a costruire la nostra borsa. Allora, vi do un po' di misure adesso della rete, come ho fatto a realizzarla. Allora, per realizzare questa borsa a forma di rete, che ha appunto la pattina, come potete vedere qui, che si chiude, allora ho tagliato un pezzo di rete lungo 57 cm, perché ho misurato col centimetro e era la misura del mio fondo. Girandoci attorno appunto da tutti e quattro i lati, misuravo 57 cm, quindi sono andata a tagliare un pezzo di rete lungo 57, vedete, anche un centimetro in più, fate pure 58, perché 57 è la misura finita, e aderisce perfettamente al fondo che adesso andremo ad attaccare. Dopodiché, come altezza della mia borsa, volevo un 22-23 cm e quindi ho calcolato questi 22 cm più un altro 10 per la pattina. Dopodiché sono andata a sagomare e a tagliare l'eccesso qui, quindi io avevo la mia rete tutta lunga con tutto questo pezzo qua di rete, l'ho tagliata per modellare e far appunto venire la pattina. Se invece voi volete chiuderla in un altro modo, vi basta tagliare la rete 57x22 e poi unirla assieme. Io volevo appunto chiuderla così, con questo modellino, infatti sono andata ad attaccare qui anche una chiusura della prim, che è indispensabile attaccare prima di aver lavorato la rete, altrimenti non riuscite più a metterla. Qui praticamente l'ho posizionata, è molto semplice, ha dei gancetti che sono andata a schiacciare e a inserire qui all'interno questo pezzettino qua. È doppio, ha un dischetto di metallo da una parte e uno dall'altra, si mettono vicini, poi ci sono due linguette, si schiacciano e si inserisce, e nel mezzo sono andata a tagliare la rete per creare il buco. E di qui invece è più semplice ancora, perché c'è questo pezzettino di metallo che va inserito dietro con le linguette, di nuovo tracket, si allargano le linguette ed ecco fatto che abbiamo posizionato la nostra chiusura metallica. La cosa che noterete è che purtroppo per fare la pattina dobbiamo avere la cucitura, c'è l'unione della rete qua sul davanti, però adesso proveremo a fare in un modo che non si veda e non stia male, no? Perché se no solitamente questa cucitura dovrebbe stare sul retro. Invece purtroppo con questo modello con la pattina ce l'abbiamo davanti. Infatti generalmente prima si unisce la rete e poi si va ad attaccare il fondo. Noi facciamo al contrario, tanto abbiamo la pattina che ce la tiene già più o meno insieme, quindi non è che scappa, che non sappiamo come aiutarci. La rete è già abbastanza con la forma definita che dovrebbe avere, e come prima cosa adesso andremo ad attaccare il nostro fondo.
e poi a lavorare, perché se noi andassimo a cucire qua la cucitura rimarrebbe troppo evidente. Invece andiamo a lavorarla come fosse un punto normale e uniamo la rete nel mezzo della lavorazione. Adesso poi vi farò vedere in modo tale che non stia male. Però come prima cosa prendiamo un uncinetto e andiamo ad attaccare il nostro fondo. Quindi facciamo il nostro cappietto alla lana, lo inseriamo all'interno di uno dei due fori. Mi raccomando, ricordatevi sempre che dovete lavorare al rovescio. Quindi ci inseriamo così, prendiamo il nostro cappietto e lo tiriamo su in questo modo e andiamo a realizzare una maglia bassa per ogni foro. In questo modo, e nello stesso foro andiamo a realizzarne un'altra. Vedete, passiamo due volte all'interno dello stesso foro. Quindi adesso mi sposto in quello successivo e lavoro una maglia bassa. Di nuovo entro all'interno dello stesso foro e ne lavoro un'altra. Mi metto nel terzo foro, lavoro la prima maglia bassa e nello stesso foro vado a lavorarne un'altra. E proseguiamo in questo modo per tutti i fori appunto di questo fondo. Quindi all'interno di ogni foro andiamo a lavorare due maglie basse. In questo modo. Una volta ricoperto interamente il fondo con questi doppi punti bassi che abbiamo fatto all'interno di ogni foro, non ci resta che andarlo ad attaccare alla nostra rete. Allora, vi ricordo che dovete tenere il fondo dalla parte al rovescio, cioè la parte girata verso di voi che dovete vedere è quella al rovescio, perché la parte bella che è quella dritta dovrà stare al di fuori. Quindi semplicemente andiamo a prendere il punto dove siamo rimasti. Lo posizioniamo più o meno nella parte giusta della nostra rete, quindi la mia parte è più o meno così. Prendiamo il filo, ci inseriamo in uno dei quadratini della rete che pensiamo siano all'altezza giusta, quindi in questo caso il mio è questo. Prendiamo di nuovo il filo e uniamo facendo una maglia bassissima. Poi passiamo al foro successivo e magari, visto che la lana è piccola e la rete che sto usando è da 1 cm, che non ve l'ho detto, dobbiamo puntare due volte all'interno dello stesso quadrato, quindi per i due punti che abbiamo fatto nello stesso foro corrispondono due maglie bassissime in ogni quadratino della nostra rete. Quindi dopo passiamo al punto basso successivo con il quadratino della rete successivo, ci passiamo all'interno con l'uncinetto, prendiamo il filo, tiriamo e facciamo magari una maglia bassa, va, in questo modo, che è più comodo. Poi puntiamo nell'altra e sempre nello stesso quadratino della nostra rete andiamo a lavorare una maglia bassa. Facciamo una maglia bassa. In questo modo. Ci spostiamo nella maglia bassa successiva, nel quadratino successivo, prendiamo il filo, tiriamo e lavoriamo la nostra maglia bassa. Ancora, sempre nello stesso quadratino della nostra rete, in questo modo lavoriamo una maglia bassa, ci spostiamo nella maglia bassa successiva e nel quadratino successivo e andiamo a fissarlo facendo una maglia bassa. Ancora, sempre nello stesso quadrato, e vedete che adesso è difficile magari capirlo perché il pezzettino è molto corto, ma si sta fissando e viene una cosa di questo tipo, quindi anche molto bella da vedere a vista. E dobbiamo proseguire così per tutta la nostra rete, fino ad averla appunto attaccata tutta. Quando arrivate qui nel centro dove avete le due parti aperte, dovete puntare come sempre nella parte lavorata appunto del fondo e poi puntate in entrambi i quadratini, quindi prima in quello sotto, poi in quello sopra e
andiamo a fare una maglia bassa. In questo modo, prendendo tutti e due i quadratini. La stessa cosa per il secondo punto, prendendo sempre tutti e due i quadratini. E tiriamo. Una volta attaccato tutto il nostro fondo, guardate, l'ho attaccato, ci inseriamo in un punto qualsiasi. Nel primo giro, diciamo nel primo quadretto, passiamo dunque la nostra asolina così e andiamo a fare una maglia bassissima con cui ci inseriamo all'interno e dopodiché andiamo a ricoprire tutta la nostra rete, quindi puntiamo nel quadratino successivo, prendiamo il filo e facciamo una maglia bassissima. Andiamo nel quadratino seguente, di nuovo prendiamo il filo lo sto tenendo all'interno della borsa con la mano, come potete vedere, in questo modo, e faccio una maglia bassissima. Mi sposto nel quadratino seguente e così via. Vedete? È punto catenella per chi già lo conosce. Quindi mi sposto nel foro con l'uncinetto, prendo il filo che tengo all'interno della borsa e chiudo facendo una maglia bassissima. Vedete? In questo modo. Molto semplicemente. Mi infilo nel foro, prendo il filo, tiro su e lavoro la mia maglia bassissima. Di nuovo vado nel foro successivo, prendo il filo, tiro su, lavoro la mia maglia bassissima. E così via. Per tutto questo giro. Una volta arrivati nel centro davanti dove c'è la giunta, quindi qui si sovrappongono le due reti, semplicemente lavoro come prima, solo che passo attraverso tutti e due i quadratini. In questo modo non si vede, diciamo, dove è stata fatta la giunta. E appunto proseguiamo sempre così, vedete? Passo nel quadratino, prendo il filo all'interno e lavoro la mia maglia bassissima. Vedete che però, come vi dicevo prima, i quadratini di questa rete sono da 1 cm e con lana il quadratino non viene riempito perfettamente. Vedete, questo è un quadratino, resta questo pezzettino qui vuoto. Quindi adesso faremo un altro giro sempre all'interno dello stesso quadratino. Ogni quadrato conterrà due giri di questo punto che stiamo lavorando affinché venga ricoperto completamente. Terminato anche il secondo giro che siamo andati a realizzare nello stesso quadratino, adesso semplicemente passiamo in quello sopra, ovvero io sono qua dove ho terminato i due giri e mi infilo nella riga di sopra e inizio a lavorare i nostri punti bassissimi. Mi sposto nel quadrato, prendo sempre il filo che tengo dentro, con la mano da dentro e vado a lavorare i miei punti bassi, vedete? In questo modo e mi sono spostata su di una riga. Arrivata al fondo, proseguiremo sempre nello stesso quadratino per lavorare la seconda parte appunto del quadrato che è rimasta vuota, e poi ci sposteremo di nuovo successivamente nella riga di sopra e così via per tutta la lavorazione, che ritengo sia inutile farvi vedere perché è uguale per tutta la borsa, è anche un po' monotona se vogliamo, però il risultato sicuramente sarà strepitoso. Quindi andiamo avanti in questo modo e ci vediamo poi quando avremo appunto lavorato tutta la nostra rete. Ricordatevi sempre che davanti, perché non si veda qui dove la rete si congiunge, dovete lavorare un punto normale, prendendo però assieme tutti e due i quadratini delle reti sovrapposte. Per il resto vedete appunto che dove già l'ho lavorata non si vede niente qua della giunta. E proseguiamo in questo modo. Ragazze, guardate un po', ho appena terminato di
rivestire tutta la rete e questo è il risultato finale. Io semplicemente adoro questa lana, sicuramente farò un sacco di altri progetti con questa lana sfumata perché è bellissima. Non mi aspettavo un risultato così bello, veramente man mano che andavo avanti a lavorarla era sempre più bella e poi come potete notare sfuma in un modo perfetto, creando delle righe. È veramente veramente bellissimo e neanche farlo apposta quando sono arrivata qui per fare il contorno della mia pattina è tornato il grigio che avevo usato nel fondo, cioè veramente è bellissimo, non l'ho tagliata, è venuto proprio così semplicemente a lavorarlo. Quindi sono non soddisfatta, ma di più, veramente di più. Spero che vi piaccia anche a voi perché è veramente bellissimo, davvero non mi aspettavo una resa così. E tra l'altro ho avanzato più di mezzo gomitolo, quindi sicuramente con l'altro mezzo faremo uno scialle assieme o qualcos'altro perché sicuramente la usiamo di nuovo anche in altri colori. Detto questo, adesso vi faccio vedere come attaccare i manici. Allora, uno sono già andato a cucirlo in questo modo, mi sono munita di un filo grigio e sono andata a cucirlo in questo modo. Adesso vi faccio vedere come attaccare anche l'altro. Filo nell'ago, appunto, ci mettiamo qui e ci inseriamo all'interno, passiamo nel primo foro. Dall'interno, vedete, qui c'è il primo foro. Passiamo al suo interno, mi tolgo lo spillo che mi ero messa, ok? E cerco di inserirmi in quello di fuori. Quindi vedete, sono uscita qui e sono sboccata qua, perfetto. In questo modo. Da qua attraverso vado qui e cerco di uscire nel foro della parte da sotto. In questo modo. E tiro. Adesso da qui rientro per questo primo foro qua e passo di nuovo da sopra. Ok, in questo modo, perché passo all'interno due volte perché il filo tenga di più. Quindi adesso torno indietro dove ero già andata prima, quindi nel primo foro ed esco dalla parte interna. Voilà. Adesso ci dobbiamo spostare nel foro anteriore e quindi da qui mi sposto sotto, però passando per l'interno in questo modo, in modo che non si veda la cucitura, vedete? Così, una volta che sono qui, passo nel foro successivo, ovvero quello a fianco, e sbuco nel corrispettivo davanti. Attaccarli sulla rete è anche molto semplice. Così, dopo passo nel foro di fianco e sbuco nel suo corrispettivo sotto, in questo modo, e ripasso ancora una volta. Quindi vado di nuovo qui, esco dalla parte da sopra, perché abbiamo detto che tutti li passiamo due volte. Qui ed esco da sotto in questo modo. Adesso di nuovo mi devo spostare nel foro anteriore, nel foro diciamo più in basso, e quindi di nuovo passo all'interno in questo modo con l'ago perché il filo non mi passi sopra, che se no sto male. In questo modo qui. E dopodiché vado nel foro a fianco e sbuco in quello da sopra. E ripetiamo lo stesso procedimento. Adesso vado di nuovo in quello a fianco, sbuco in quello sotto e ripassiamo un'altra volta il filo. Vedete, in questo modo. Ops. Voilà. Adesso non ci resta che cucire l'ultimo forellino, questo qua, che come vedete di qui l'ho cucito in questo modo. Perché se, qualcuno fa la V, ma a me non piaceva molto, quindi ho deciso di cucirlo in questo modo qua, diverso. Quindi adesso da qui sempre passiamo con l'ago all'interno in modo da sboccare di sotto. In questo modo qua e da qui sbucchiamo nel foro
Quando siamo qui all'interno di questo, scusatemi, generalmente non faccio mai vedere come si attaccano i manici perché è veramente molto difficoltoso farlo qui alla telecamera. Comunque, vediamo di farcela. In questo foro qui, adesso io sono qui, però se vado in questo non risolvo niente, devo sbucare leggermente sotto per fare l'accavallamento. Quindi, con l'ago cerco di uscire in corrispondenza. Troppo basso. In questo modo qui. Voilà. E ci inseriamo all'interno del foro e usciamo nello stesso foro da dentro. In questo modo, e anche qui lo ripassiamo ancora una volta, cercando di uscire nello stesso punto di prima. Così, e ancora una volta passiamo così. E voilà, anche questo manico l'abbiamo attaccato, quindi voi dovete farlo anche dalle altre parti, io l'ho già fatto, e poi lo stesso identico procedimento lo si deve fare per i due manici davanti. E dopodiché anche questo progetto è terminato. Voilà, guardate un po', ho terminato di attaccare i manici, ho foderato la mia borsa e questo è il risultato finale. Devo dire che a me piace veramente moltissimo, guardate un po'. Così, così il fondo appunto in similpelle, come i manici, e l'interno appunto l'ho foderato, vedete? In questo modo. Alla chiusura così col clic clac e appunto è questo è quanto. Non vedo l'ora di farvi vedere lo scialle e mi raccomando, provate a realizzarlo anche voi. Aspetto le vostre foto, in descrizione trovate il link della pagina Facebook, quindi mi raccomando, mandatemele che c'è un album dedicato appunto a voi e alle vostre creazioni con e senza i miei tutorial. Quindi mi raccomando, io aspetto veramente molto di vederle. Fatemi sapere i commenti, un bacione enorme e io vi aspetto al prossimo video. Ciao!